È arrivato il momento di svapare. Svapo Web. Gentili spettatori, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Luigi Pastena di Battipaglia. Gli arbitri dell'incontro, il signor Decimo di Napoli, il primo assistente, il signor Di Meglio, sempre di Napoli, il secondo assistente, il signor Scarpa di Nocera Inferiore. Si parte. Ancora di testa, attenzione perché la Battipagliese è nel rigore, campione, e il palo della Battipagliese. La Battipagliese al quinto minuto, il tiro di Mascolo e la parata facile di Gabriele Antico per cercare la testa di Criscuolo o di Campione o lo stesso De Giorgi. Il tiro di Guerrera e la palla fuori di poco. Siamo arrivati quindi al ventesimo minuto del primo tempo. Calcio di punizione di Guerrera, Costa d'Amalfi, il tiro di Troiano e la parata di Faggiano. Te in mezzo, troppo lungo, e c'è calcio di rigore per la Battipagliese. 25esimo del primo tempo. E la Battipagliese è in vantaggio al 25esimo minuto del primo tempo su calcio di rigore trasformato da Troiano, atterrato in area di rigore dal numero 6 De Luca. Si sblocca il risultato. Sulla palla Mascolo, il tiro di Mascolo e la deviazione. Deve rientrare il cross, troppo lungo, attenzione alla traversa! La traversa, 42esimo minuto di gioco, il tiro cross di Manzo e fischia. Dopo 3 minuti di recupero, il signor Decimo di Napoli decreta la fine dei primi 45 minuti. Il parziale vede la Battipagliese in vantaggio per 1-0 con gol al 25esimo del primo tempo su calcio di rigore di Antonio Troiano. Noi diamo la linea alla regia, ci sentiamo per i prossimi 45 minuti. Hanno fatto il loro ingresso in campo le due squadre, ricordiamo il punteggio, la Battipagliese è in vantaggio 1-0. Il cross di Criscuolo, il tiro incredibile, erroraccio della Battipagliese dopo 2 minuti. Il tiro di Guerrera e la palla esce poco, ha rischiato tantissimo, poi per Troiano che stoppa la palla, il tiro di Troiano e la palla fuori. Faggiano che la riesce solo a deviare, non c'è nessun giocatore della Battipagliese. Guerrera in area di rigore, ancora Guerrera, il tacco per Campione e la rete! E la rete, 17esimo minuto di gioco! L'assist di tacco di Guerrera per Edmondo Campione e la Battipagliese raddoppia. Una grande giocata di Guerrera. Ne avanza il Costa d'Amalfi, il tiro di Marino e la palla esce fuori di un nulla. 21esimo minuto del secondo tempo, viene superato Rago con troppa facilità, il cross in mezzo e la Costa d'Amalfi segna il Costa d'Amalfi, ecco qua, 39esimo minuto. Campione in area di rigore, il tiro, la parata di Faggiano. 48esimo minuto, sempre con Ciccio Guerrera, può servire Campione dentro l'area di rigore ed è ancora la parata di Faggiano al 49esimo. Ed è finita, la Battipagliese batte il Costa d'Amalfi 2-1, una vittoria soffertissima da parte degli uomini di mister Gerardo Viscido. Noi la chiudiamo qui, diamo la linea alla regia, una vittoria importante per la Battipagliese.